Gianmarco Fanelli, consigliere comunale di Leporano, delegato allo sport, una serata all'insegna dell'aggregazione sociale, un'occasione per stare insieme e un'occasione per tanti giovani, chissà, per disegnare un futuro diverso, un futuro radioso. Tante speranze, le stelle della speranza. Eh sì, una serata fantastica, ormai è diventata un'icona per il nostro paese, molte le ragazze premiate e chissà, magari qualche giorno qualche ragazza anche del nostro paese potrà sfilare e esibirsi così. Potremmo dire, noi la conoscevamo. Noi la conoscevamo, è del nostro paese, è arrivata anche lì a questi livelli. Tante le emozioni saranno, tante le soddisfazioni, perché tanti premi anche verranno affidati, verranno assegnati a gente del nostro territorio. Ci saranno anche dei premi a livello sportivo, ovvero verranno premiate tutte le squadre che hanno vinto la 47esima edizione del torneo di Sant'Emidio. E questo per me è un orgoglio, perché ancora una volta... Beh, dobbiamo dire che il consigliere Fanelli è stato davvero impegnatissimo, tante attività sportive, tante iniziative, ma di aggregazione sociale, questo è il valore, è il messaggio dello sport. È quella la vera importanza che voglio dimostrare con lo sport, perché è l'unico, secondo me, secondo noi, secondo questa amministrazione, è l'unico vero mezzo per poter tenere unito il nostro territorio. Infatti il 17 sarà il grande giorno, la dimostrazione di quello che noi vogliamo dimostrare, appunto. Vi aspettiamo numerosi, non solo il 17, ci sarà anche il 2 ottobre una gara a livello regionale. Vi aspettiamo numerosi e spero che sia un successo. E come dire, restate a Leporano. Restate a Leporano.